un match di alta quota, di alta classifica al Ponte Stadium di Ponte Verucchio. La capolista Superga fa visita al Villa Verucchio di mister Andrea Burlaschi. Hanno bisogno di punti rosa-nero per coronare il sogno playoff. Stesso dicasi per il Superga, che deve tenere a distanza il Rimini United. Bisogna aspettare il minuto 17 per la prima occasione, che capita sui piedi di Piccari, ma il tiro è a lato. Non si fa attendere la risposta del Villa Verucchio, ma la palla in profondità per Manfroni nelle mani del portiere. Al minuto 37 l'occasione di Fratesi è fermata dal direttore di gara per fuorigioco. Al minuto 41 occasione per Manfroni, che è bravo a liberarsi, a aggiustare il tiro, ma la palla finisce fuori di poco. Al minuto 43 c'è anche la grandissima occasione per Moroni, che spara ma il portiere si fa trovare pronto. Per il direttore di gara si può andare a prendere un tè caldo. Villa Verucchio 0, Superga 0. Al minuto 47 la rete che deciderà il match. Siamo in banda di sinistra, punizione al centro area, sponda, si fa trovare pronto Galli, che ribadisce in rete. Superga 1, Villa Verucchio 0. Ha subito il colpo il Villa Verucchio, altra occasione in contropiede per il Superga, questa volta è Piccari che si aggiusta la palla, la mette raso terra al centro, rischia l'autorete Semprini. Minuto 57, i cattolichini vogliono chiudere la gara, calcio d'angolo, arriva al volo Bolognini, questa volta si supera Sebastiani. Minuto 62, messa male la difesa di casa, contropiede ancora di Fratesi, ma per fortuna c'è un super Sebastiani. L'ultima occasione del match è per il numero 10 Nobili, ma anche questa volta si supera il portiere di casa. Al triplice fischio del direttore di gara, la casella scorre, dice Superga 1, Villa Verucchio 0. Non è mancata la voglia, la determinazione agli uomini di mister Andrea Burlaschi, ma i tre punti vanno alla gigante Bende.